Ora, guardate questa cartina. Sono gli avvistamenti UFO solo sopra gli Stati Uniti tra il 1995 e il 2014. Sono quasi 60.000 casi. Quindi c'è un sorvolo intensissimo del territorio americano e ovviamente, questo lo dicono anche in quella serie di History Channel, di tutto il pianeta. Ora, non tutti rendono pubblico l'avvistamento, anzi la maggior parte sta zitta. Quindi, se 60.000 casi sono stati notificati, presumiamo minimo 3 volte tanto. Sarebbero quasi 200.000 avvistamenti in 10 anni. Quindi il potere ha paura, dice, non è che questi stanno davvero per atterrare? E l'hanno detto a Davos nel 2013, alla riunione del World Economic Forum, c'era il massone Mario Monti per l'Italia, che poi è diventato primo ministro, anzi lo era già, se non erro, praticamente sono stati in questa sede stabiliti 5 punti che possono minare il potere dell'elite. 5 punti. Questo video l'ho scaricato dal sito ufficiale del World Economic Forum. Sono 5 fattori X, cioè fattori imprevedibili che possono far crollare la piramide del potere. The report also highlights 5 X factors, emerging concerns with uncertain consequences. These are the costs of living longer, runaway climate change, significant cognitive enhancement, the rogue deployment of geoengineering, and the discovery of alien life. Se la gente prende coscienza che siamo visitati da entità extraterrestri, cade il sistema. L'avevano già detto. In Russia, ad esempio, questo è il tenente Vyacheslav Zurkin dell'FSB, che è l'ex KGB. Siamo in hotel, c'è un altro militare seduto qui, e lui ci contattò perché dopo i primi viaggi in Russia, dove incontravamo personalità di alto livello politico, scientifico, militare, dell'intelligence, questo signore si presenta e dice: in realtà noi vi abbiamo seguito fin dai vostri primi viaggi in Russia perché volevamo capire chi eravate, perché potevate essere delle spie sotto mentite spoglie, perché Giorgio Bongiovanni si incontrò con Gorbaciov a Madrid, che era in visita ufficiale a Madrid, e chiese a Gorbaciov di poter visitare la Russia a portare il suo messaggio. E Gorbaciov gli dice: sì, va bene, puoi venire. Quindi iniziarono i viaggi in Russia, dove sono andato anch'io, però i servizi segreti ovviamente ci seguivano nascostamente, fino a che il tenente colonnello si presenta e dice: abbiamo capito che siete brave persone, però da ora in poi io starò sempre con voi, cioè vi accompagno in qualsiasi luogo voi andate. Va bene. E qui in una pausa in hotel Giorgio gli fa delle domande. Perché secondo lei il governo russo e il governo americano non dicono, cioè non confermano all'opinione pubblica questa verità dell'esistenza degli UFO? Trudno сказать почему. È difficile dire perché. Intanto diciamo che loro sanno tutto, questo lo possiamo Ma come dire. possiamo сказать, что они все знают? Я думаю, что можно сказать, Io что penso che действительно anche знают possiamo правительство. dirlo. Я так думаю, что Loro это sanno не... tutto. Я так думаю, это мое личное È il мнение. mio parere personale. Вот Però так lo называю. sanno. Это то же самое, как я вчера говорил, если бы тарелка приземлилась, Anche скажем, на questo, Красной così come ho площади detto che или 5 же anni перед di Белым scuola домом, какие aderisse будут последствия? sulla Piazza Rossa o davanti alla Casa Bianca. Это, как неоднократно писали, это может быть и паника во всем Può мире. succedere anche un panico in tutto il mondo. Это может перевернуть совершенно Può trasformare устои completamente жизни il modo di vita в разных странах. in tutti i paesi. Cambierebbe il sistema, per questo non rivelano. Quindi, questa è un'intervista del 97, una dichiarazione che il tenente colonnello Zurkin ci fa in hotel nel 97. Nel 2013 il World Economic Forum dice la stessa cosa, cioè la presenza, la scoperta di vita extraterrestre è un problema per il sistema, per il potere, cioè cadrebbe il potere.
il discorso di questo messaggio, di nuovo in Russia, ce lo dice sulla faccia, stavolta un generale dell'Armata Rossa. Allora il generale chiede a Bongiovanni: perché gli UFO si interessano soprattutto agli Stati Uniti e alla Russia? Puoi aumentare l'audio, per favore? Insieme alle altre 5 superpotenze. Вместе с остальными тремя суперграммами. И вот говоря о ядерном оружии, форсе милитари, нуклеарной, не представляется, не знаю, как коллеги, серьезный повод для внимания. Но penso che questa sia una cosa seria per avere attenzione. Так говорить, diciamo così, del UFO. Но все-таки, наверное, не только ядерное оружие, в целом информационное состояние государства, il comportamento degli stati, да, и, наверное, и духовное e anche la, в связи с этим богатство государства, spirituale degli stati, Америки и нас наибольшие. Quindi un generale ateo comunista ci dice che gli extraterrestri si interessano soprattutto, sì, dell'atomica, ma soprattutto alla condizione spirituale degli stati, che non sono i credo religiosi. Il generale è un comunista, è un ateo, lui intende dire all'etica, perché una società non etica userà le armi nucleari, è criminale. Quindi il generale, che era capo di una commissione di studio sugli UFO in Russia all'epoca, e ci hanno rilasciato anche vari materiali, vari filmati e foto molto belle che poi abbiamo all'epoca pubblicato. Poi avete visto, qui c'è il tenente colonnello Zurkin che ci accompagnava. Anche loro, così come quel documento del 1947 pubblicato dall'FBI, anche in Russia sapevano la verità, cioè che questi esseri sono pacifici e vengono per aiutarci, ma il potere criminale che domina il mondo non li vuole, li vuole tenere lontani perché cambierebbe il sistema a nostro vantaggio, a vantaggio del popolo. E loro non vogliono cambiare, non vogliono cambiare le banche, non vogliono cambiare i petrolieri, non vogliono cambiare i proprietari dell'industria bellica, non vogliono cambiare le mafie, non vuole cambiare la Big Pharma, non vogliono cambiare nemmeno le religioni. Nessuno vuol perdere il potere, quindi tutti odiano gli extraterrestri nel mondo del potere. Per loro gli extraterrestri sono una minaccia.